Ciao ragazzi, benvenuti nella mia cucina per questo video super estivo, fresco. Io sono tutta fresca, giallina, yeah, super sportiva. Guardate come sono sportiva con i miei leggings e la mia maglietta gialla, tutta particolare. Sono troppo troppo contenta perché adesso vi faccio vedere una super ricettina carina carina di un'insalata di riso, di pasta, quel che volete voi, super fresco. Potete farlo sia col riso, con la pasta, con la quinoa, col farro, con quel che volete voi. Io farò il riso basmati e andrò a preparare questa tipo insalata, appunto, vi ho detto, molto molto buona. Un pasto completo, potete portarvi fuori al mare, al boschetto, al parchetto, potete all'università, al lavoro, dove volete voi, anche mangiare a casa. Vi faccio vedere gli ingredienti, sono molto molto semplici, un'insalata di riso alternativa, diciamo, che qualcosa di fresco, ovviamente il tonno immancabile, poi mettiamo la feta, tonno e feta è buonissimo, la feta formaggio molto molto buono, pomodorini, pomodori secchi, olive, insalatina, e se avete qualcos'altro ce lo potete buttare dentro, la cipolla ad esempio se vi piace la mettete, io non la metto perché voglio avere una vita sociale. E iniziamo! Ragazzi, eccoci, allora come avete visto ho tagliuzzato la feta, ovviamente potrete mettere anche un altro tipo di formaggio, a me piace questo, potete mettere quel che volete voi, anche il parmigiano ad esempio, quel che volete, pomodorini, insalata, questa è un'insalata mista che ho tagliuzzato, vi consiglio anche la rucola, è buonissima, ho tagliuzzato anche le olive e i pomodori secchi, adesso vado a versare qua dentro e siamo quasi pronti, yeah! Aggiungo il riso che è tantissimo, non so se c'entrerà, ma ci proviamo. Cotto, scaldato con in acqua salata e raffreddato, lasciato raffreddare. Ecco ragazzi, a questo punto aggiungo il tonno abbondante, tonno senza olio in barattolo. Oppure se prendete quello con l'olio lo sgocciolate, lo sciacquate un pochino per togliere l'eccesso di olio. Io preferisco sempre questo al naturale e poi aggiungo io l'olio, preferisco. Sale non ne metto più ragazzi, perché sia la feta che il tonno sono salati, ma aggiungo un po' di pepe, quelle spezie, scegliete quelle che preferite. Io metto un po' di pepe, abbondante pepe, ripeto, anche la cipolla se vi piace ci sta bene, e un po' di origano, diciamo proprio così, buttato così, origano abbondante, spruzzatina di limone, ultimo tocco immancabile, olio extravergine d'oliva a crudo che fa tanto bene, yeah! Ragazze, eccolo, guardate che bella ciotolona, l'ho assaggiata un po' ed è troppo buona ragazze, lasciatemi un like per questo video, buon appetito, io sto morendo, ah, la voglio mangiare, è troppo buona veramente, mettetela in frigo se ve la dovete portare, così ve la portate bella fresca, un like, non so come fare il pollice in su, ma mi avete capito, lasciatemi un like vi prego e iscrivetevi a questo canale che è il mio secondo canale, mua, ciao, e se la fate taggatemi su Instagram, su Facebook, dappertutto, voglio vedere le vostre ricettine.